Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo al primo Pride di Cosenza e in mia compagnia, come vedete dal cartello qui sotto, abbiamo gli ordini degli l'ordine degli assistenti sociali giusto della Calabria. Io adesso passo la parola a Federico che ci spiegherà perché è importante essere qui oggi. Allora, buongiorno, noi siamo l'ordine professionale degli assistenti sociali della Calabria. Insieme a me, Federico Carioti, abbiamo la presidente della formazione Antonella Di Lardi, Diana Clericò, poi abbiamo altri assistenti sociali come Rosetta Mazza, Antonella Renda, Luana Colicchia, consigliera Ragazza Mure e l'altra consigliera Teresa Romano. Abbiamo deciso anche quest'anno di partecipare al Pride perché proprio appunto abbiamo iniziato questo percorso già dall'anno scorso a Tropea. Abbiamo deciso di scendere nuovamente in piazza con il nostro striscione, uno perché comunque oltre che lo dice il nostro codice deontologico, però lo dice anche la nostra morale, la nostra etica, quindi non c'è bisogno di portare leggi o chissà che cosa. Siamo qua perché, come abbiamo fatto anche altre volte, abbiamo deciso di scendere in piazza non solo per dire no all'omofobia oppure no a tutti gli altri tipi di discriminazioni, ma siamo andati anche in piazza dove c'era bisogno della nostra presenza a Locri per la lotta alle mafie. Poi siamo stati anche a Catanzaro con la lotta contro la violenza delle donne, dove abbiamo anche la Ragazza Mure che è presidente di un'associazione, Astarte, e in più abbiamo fatto altre varie manifestazioni. Quindi con questo vogliamo dire che l'ordine delle assistenze sociali è presente ovunque e dovunque. A questo punto, siccome i diritti, come ci stanno dimostrando loro, sono di tutti e non ci si tira indietro, io voglio un urlo come buon primo Pride di Cosenza e quindi dite tutti insieme: buon primo Pride Cosentino, buon primo Pride, dai! Buon primo Pride Cosentino, buon primo Pride! Liberi TV, Riccardo Cristiano.